veramente un così un grande benvenuto a Zachary Spicer. Ciao, ciao Zachary. Welcome. Grazie. Grazie. Allora, il se avete letto, avete avuto occasione di leggere la dichiarazione del regista, Zachary ha prodotto il film e ha anche un ruolo nel film, si può rimanere molto, molto colpiti, perché il regista dice: io sono sempre stato colpito dall'idea della morte. E uno prima di leggere dice: aiuto, questo film non voglio vederlo, mi spaventa. Poi in realtà, vedendo il film, si coglie una dimensione lieve, umoristica, non è una commedia naturalmente, che è quindi questa specie di mix fra una attenzione per qualcosa che ci riguarda tutti naturalmente, e però poterne sorridere, è davvero un dato interessante. Zachary, partirei proprio da questo elemento. Yeah. Buongiorno. 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 This is a very personal film to myself and the writer director, who's my best friend. He went through the process of losing his father right before we made the film, and I was sitting with my grandfather, who raised me, in hospice for about 4 months. Right before we started working on the script for this. And it is something, it's something that both he and I are terrified about, the prospect of death, and, you know, thinking about it pretty much every single day. But it was actually going through that loss with our parents that shone a new light on it, and just kind of, this sounds terrible to say, but how ordinary death is, and how it's just one more step. And it really is about the time and the relationships that we have that we leave behind. Diciamo che in realtà quello che è il punto di partenza è stato, come dici appunto tu, questo pensiero molto comune sia al regista Paul Scholberg, che è anche il mio miglior amico, e anche per quanto mi riguarda. In realtà è un film molto personale, su un pensieri, è una vita molto personale, nel senso che abbiamo, insomma, diciamo che ci abbiamo sempre pensato, siamo arrivati, è diventata quasi un'ossessione pensare il pensiero della morte, quasi quotidiano. E diciamo che in realtà questo anche per quello che è l'impatto della morte nella nostra vita privata, perché Paul aveva appena perso il padre, giusto prima di iniziare a lavorare il progetto. Io contemporaneamente anche avevo trascorso 4 mesi molto vicino a mio nonno, che era in casa di riposo, ed entrambi, quindi mio nonno, che mi era molto caro perché mi aveva cresciuto, quindi la perdita, diciamo, è stata molto profonda per entrambi. Però sembra strano dire che in realtà è stata proprio questo lutto, questa perdita, che ha esorcizzato il tutto, nel senso che ha dato una nuova luce, un nuovo punto di vista a un qualcosa che ci siamo resi conto che fa parte della vita, certo, ma che è ordinario, nel senso, e abbiamo identificato quello che è l'ordinarietà della morte, che è semplicemente un passo ulteriore che dobbiamo fare tutti, ma quello che importa in realtà è quello che ci lasciamo dietro, i rapporti, i contatti, il tempo che abbiamo vissuto prima. Nel film, appunto, Miss White Light, i rapporti al centro, anche qui il motore narrativo è un personaggio femminile, Lex, che va molto più d'accordo con chi sta per lasciare la vita che con i vivi veri e propri, e c'è una strana triangolazione, no? Lex ha un rapporto davvero molto singolare con un papà, con Gary, e da una parte, e dall'altro c'è un fidanzato, e anche lui, insomma, il papà è davvero simpaticamente balordo, se volete. E il fidanzato è anche davvero molto eccentrico, e quindi vedete subito come la vena umoristica della quale parlavo prima poi
affiora in tutte le scene possibili e immaginabili. Allora, nel processo di scrittura, Zachary, ci racconti un po' come avete costruito, no, questo triangolo affettivo e così, adesso non so come si possa tradurre in inglese, no, ma il classico triangolo scaleno, si dice in italiano, no, che ha tutti i lati diversi. Yeah. Well, we started with the character of Lex, which we thought we invented that job, because we didn't think that it's somebody who counsels people who are about to die. Yeah. And we thought that we invented that, and that's actually a job, we found out. It does exist. Yeah. It's called a death doula. And there's doulas in America that, you know, that help with birth, and there are doulas that help with death. Okay. So we started with that unique idea, and Paul is just, he's been my friend since I was 18 years old, and I think he's one of the best writers around, mm-hmm. Because he always creates storylines that I haven't seen in movies before, and that's what I really care about in filmmaking, is seeing not only topics that I haven't seen, but relationships that I haven't seen. And so this character of Lex, I'd never seen anything like that. And he, a lot of that comes from Paul. Paul is a little bit, well, obviously he's not here. He's a little bit of a recluse, a little bit, you know? But he has this depth of humanity and this love for people and what we all go through. But specifically with Lex's and my character, we wanted to create a relationship that wasn't necessarily romantic. Yeah. I don't want to give away the end of the movie, but the arc of their relationship, we tried to push away from the stereotypical that would see these two characters, you know, in love, going off into the sunset at the end of the movie. We thought it was much more important that it's a development for Lex's character. It's not that a man is coming to save her; she's saving herself, and it's just the realization that she has of any kind of human connection, of giving herself to somebody. Whether that be a friendship or a romantic relationship. The character of the father, that was kind of born, I think it was different written on the page. And a lot of that character, I think, came out of John Ortiz, the brilliant actor who plays it, came out of his choice of saying, like, this guy does not really know how to do anything. He doesn't know how to run a business. He doesn't particularly know how to be a good dad, but he's really trying. And the trying is what's important to him. So that's kind of how it all came together. E abbiamo incominciato, in realtà, sviluppando, pensando al personaggio di Lex, che pensavamo e la sua professione, insomma, il suo lavoro, che pensavamo di aver inventato di sana pianta. Ci siamo resi conto invece che non avevamo inventato un bel niente, perché lei fa la consulente, diciamo così, supporta le persone che sono in fase terminale di malattia, e pensavamo che noi invece abbiamo scoperto che esistono consulenti negli Stati Uniti che chiamano in questo caso death doulas, però sono anche quelli per le nascite. Ci sono queste persone che fanno consulenza sia alle persone che stanno per morire sia alle persone che devono dare alla luce dei bambini. Comunque, al di là di questo, devo dire che Lex è un personaggio totalmente, appunto, pensavamo un personaggio completamente diverso, completamente unico, e deriva chiaramente principalmente da Paul Scholberg, questo mio regista, che è mio grandissimo amico dall'età di 18 anni, ecco, e che ha sempre avuto, lui non è qua, non può supportare quello che sto per dire, però è sempre stato in grado in realtà di creare, di presentare non solo storyline, storie, soggetti nuovi che io non avevo mai né letto, mai né visto in nessun film,
ma anche e personaggi strani e anche rapporti che non avevo mai visto in nessun altro film. Quindi praticamente deriva tutto, diciamo, anche le tipologie del personaggio da Paul, che possiamo descrivere come una specie di eremita, insomma, una persona che si tiene un po' da parte, ma ha una profondissima umanità ed è estremamente empatico, ha un grande amore per gli esseri viventi, per le persone, quindi molto empatico. E quindi molta parte di questo personaggio deriva da Paul e stesso. E poi anche il personaggio del suo fidanzato, il ragazzo Spencer, e diciamo che questo rapporto, ecco, uno di questi rapporti sviluppati da Paul, che non doveva essere il tipico rapporto stereotipo, abbiamo deciso che non doveva essere una storia necessariamente romantica, con finale necessariamente romantico, diciamo l'intero arco proprio del rapporto doveva non essere stereotipato, che questo rapporto doveva in realtà, non volevamo il tipico finale in cui ci sono i due fidanzatini che mano nella mano vanno verso il sole, quello che è, ma doveva, lo sviluppo, diciamo, della loro storia doveva essere lo sviluppo del personaggio stesso di Lex, che non è salvata, diciamo così, da questo personaggio maschile, ma in realtà questo personaggio maschile, perché lei si salva da sola, le permette con lo sviluppo del rapporto di capire la necessità e anche la sua possibile capacità di avere rapporti con esseri umani viventi, non solo morenti. E lo stesso per quanto riguarda il padre, anche lui una figura fuori, diciamo, dalle righe, però e in realtà sulla pagina era diverso da quello che poi è diventato nel film, e in questo caso però dobbiamo dire grazie a John Ortiz, che è l'attore, grandissimo attore, che l'ha interpretato, ed è stato di John l'idea del padre, di come dovesse essere, la sua scelta, quella di farne un personaggio che praticamente non sapeva fare niente, nel senso non è in grado di fare, di gestire la vita, di gestire gli affari, ma ci prova a tutti i costi, e questo provarci è la cosa più importante. E volevo chiedere un'ultima cosa a Zachary. Questo è un film, l'avete capito, ha un cast d'attori, soprattutto il papà è una faccia nota, lo avrete incontrato molte volte nella vostra vita di spettatori. Quanto è complicato produrre un film così, sapendo che per il cinema indipendente no, ci sono meno risorse che in passato? Allora volevo proprio chiederti questo: quanto avete faticato, avete usato i vostri risparmi, come sono andate le cose? Sure. The hardship of it doesn't matter what movie. This is our third feature. Every single one of them is impossible to make. We never have enough money. But it's interesting because we're mostly friends from university. So we mostly met at university together. So we're a tight-knit group of people who work well together because we've been working together for the past 12 years. The majority of the film took place in a warehouse. It wasn't really a soundstage. It was an empty warehouse in the middle of Indiana. So the logistics of production became easier. But when it comes to the actors, they made all of our jobs. Mine as an actor, they made me so much better acting along the likes of them. But also from a production standpoint, when you have somebody like John Ortiz, Judith Light, and now everybody's going to know who Roberta Calendres is, when you have people like them showing up as prepared as they are when they come up to film, we all come from a theater background. We're all New York theater people. And so when they show up so prepared, it puts everybody else just at the top of their game. And they show up, it was an impassioned set. Everybody from the grip, gaffer, anybody, nobody was on their phones, you know, distracted or anything. Everybody was just keyed in during the entire filming process. So it was great. Thank you. Thank you.
Beh, è stata veramente molto interessante. E in ogni caso, questo è il nostro terzo lungometraggio e non è che le cose diventino più facili, sono tutti tre, sono sempre stati film impossibili, diciamo, da produrre, è sempre stato tutto difficile. Però quello che ha facilitato, che facilita il nostro lavoro in ogni caso, per quanto, nonostante le limitazioni di budget, il fatto di essere indipendenti, il fatto che siamo un gruppo, un gruppetto di amici di lunga data, nel senso che siamo tutti incontrati all'università, siamo amici e abbiamo lavorato assieme, sono da 12 anni che ci conosciamo e che lavoriamo assieme, lavoriamo bene adesso perché avevamo lavorato bene anche prima, eravamo un gruppo estremamente affiatato. E in più ha aiutato anche in questo caso il fatto che nelle riprese sono state fatte in realtà in qualcosa che era una specie di magazzino, un grosso magazzino, non c'era neanche un teatro di posa, un magazzino del bel mezzo dell'Indiana, e questo ovviamente ha ridotto di gran lunga i costi. E poi quello che ci ha aiutato tanto, non solo a livello recitativo ma anche a livello produttivo, sono stati gli attori, grandi attori, e la loro grande professionalità, nel senso, quando ti trovi a lavorare con persone del calibro di John Ortiz e Judith Light, che sono, e sono sicuro che adesso tutti conosceranno, incominceranno a conoscere Roberta Colindrez, che fa l'ex, voglio dire, tutti con un background molto solido teatrale, veniamo tutti dal teatro, diciamo, di New York, e questi grandi attori che arrivano così preparati, così ferrati, a un tale livello che a cascata, diciamo, coinvolgevano tutti, sia dal punto di vista della professionalità, della resa, e anche dal fatto della concentrazione. Tutti estremamente concentrati, anche le maestranze, anche tutti i tecnici, per cui è stato veramente molto, molto coinvolgente. Grazie infinite a Zachary Spicer. Speriamo di vedervi con la quarta, la quinta opera qui a Torino, naturalmente. Ok? Say hello to Paul. Absolutely. Okay. Yeah. Grazie mille. And there will be the Q&A tonight. Okay.